Benvenuti in Canada, cari ragazzi. Mi chiamo Gabri Costa. Se siete pronti per fare il primo incarico di questo sesto episodio di Sly 2, Furto nella Baita, lo facciamo pure, ma vi avverto, sarà un video lunghissimo. Non fate ingannare da quella baita dall'aria rustica. È il centro di comando dell'impero ferroviario di Jean Bison. Entra e fruga nei suoi documenti. Di certo scopriremo dove tiene le parti di Clockwork. Frugare nei suoi documenti non è difficile, ma scalare una parete di roccia è impegnativo. Sei fortunato. Prima che arrivasse Jean Bison, era una meta molto popolare fra i rocciatori. Dovresti trovare in giro i loro chiodi da roccia. Così devo solo saltare e premere il tasto cerchio per aggrapparmi. Esatto. Ricordati di sporgerti all'indietro prima di lanciarti. Raggiungerai un'altezza maggiore. Grazie del consiglio. Ci proverò. Dobbiamo salire su questi chiodi che sono nelle rocce. Saltate, premete il tasto cerchio, poi spostate la levetta analogica sinistra in giù per spiccare un salto. Ora dobbiamo entrare in questa prima baita. Io non vi dico niente, vi farò sentire Jean Bison che parlerà con arpeggio, ma invece di perdere tempo ad ascoltarli, con la nostra spy cam dobbiamo fotografare i progetti dei treni canadesi cavalli di ferro e poi bisogna rubare gli schemi dentro ai tre pesci imbalsamati. Che fortuna, Sly! È Jean Bison! Sembra che non mi abbia visto entrare. Non farti vedere e scatta una foto dei percorsi dei suoi treni. In questo modo sarà più facile trovare le sue parti di Clockwork. Ok, ci penso io. Pronto? Sono Arpeggio! Salve, signor Arpeggio. Ha tempo per fare quattro chiacchiere. Per gli amici lo trovo sempre. Ma dobbiamo proprio comunicare usando questo orribile telefono vivavoce? Sì, penso meglio quando muovo le gambe. Arriva più sangue al cervello. Sì, è naturale. Il sangue deve circolare nel cervello. Ma mi dica, c'è qualcosa di urgente da discutere? Primo, verrà come da programma per prendere la batteria Aurora Boreale? Sì, siamo a buon punto. Il mio dirigibile dovrebbe arrivare alla fine della settimana. Perfetto. Seconda cosa. Quando è che mi farà dare un'occhiata al cervello di Clockwork? Glielo comprerei di corsa. Bison, lei è un abito troglodita. Ha già le parti migliori. E se si prenderà anche la mia misera porzione dell'uccello robotico, mi priverà di tutti i miei piaceri terreni. Calma, socio. Si sta agitando troppo. Ho solo trovato il modo di usare produttivamente le mie parti di Clockwork. Ho installato quegli aggeggi nelle locomotive dei miei migliori treni. Così alimentano continuamente le caldaie e li fanno viaggiare giorno e notte. Li ho battezzati cavalli di ferro. Naturalmente, i loro schemi sono nascosti dentro tre pesci imbalsamati. Sai, hai sentito? Bison ha nascosto gli schemi dei treni nei suoi pesci imbalsamati. Raggiungi quello appeso al caminetto e ruba lo schema che contiene. Sembra che stia facendo fruttare molto bene la sua parte di puntino robotico, ma per ora il cervello di Clockwork rimane con me sul dirigibile. Eccellente! Ora esci dalla baita prima di essere visto. Va benissimo. A proposito, si sta preparando a raggiungere Parigi per la festa finale? Sì, le onde ipnotiche emesse dal dirigibile sono conformi alle specifiche della contessa. E Dimitri, prima della sua triste cattura, ha distribuito le spezie in modo egregio attraverso il suo live. Sembra che vi manchi solo l'elettricità dell'aurora boreale. Sì, signore! Il suo è l'ultimo pezzo del puzzle, l'anello mancato. Quando la batteria sarà a bordo, nulla potrà più ostacolare la banda blu. Parigi sarà nostra. Sì, sì, bene. Dunque, se non erro, ci vedremo alla fine della settimana. Esatto, la saluto, Bison. Buona giornata, a te. Accidenti, ma quanto hanno parlato Jean Bison e arpeggio? Ok, se volete io vi aspetto nella seconda parte. Considerando lo stile di arredamento di Bison, credo che troveremo gli altri pesci imbalsamati sopra i caminetti delle due baite riviste.